Buon Natale a te che vieni dal nord, porta in dono la serenità, cogli al volo l'opportunità di sentire qualcosa dentro te. Buon Natale a te che vieni dal mare, apri il cuore a chi non ce l'ha. Auguro a tutti quanti un buon Natale e un felice anno nuovo. L'anno che è finito è stato un anno per certi versi difficile, caratterizzato da una serie di eventi importanti ma anche di difficoltà. Le difficoltà, una su tutti, è quella che riguarda tutte le famiglie, la crisi economica. Il messaggio che voglio lanciare è di non lasciarsi sopraffare dalla stanchezza di un momento che è sicuramente difficile ma che può diventare per tutti noi una opportunità. E quindi con questi sentimenti io voglio augurare a tutti veramente un buon Natale, un felice anno nuovo, anche a tutte le famiglie che devono ritrovarsi nei valori più importanti, che sono quelli senza tempo, che ci hanno accompagnato e hanno accompagnato i nostri nonni, i nostri genitori, e che devono accompagnare anche noi e i nostri figli. Quindi auguri di buon Natale e il 2015 sia un anno di riscatto per ognuno di noi e per le nostre famiglie. Auguri ancora. Bene, quello che mi sento di dire come nuovo parroco, arciprete anche dell'intera comunità linzanese, è un augurio di bene, di grazia, che si apre anche a quello che è il bene comune del territorio. Signore Gesù, che è portatore di luce e di grazia, benedica tutta la nostra comunità. Auguri, buon Natale, un sereno Natale e un buon anno, ricco di grazia. Cari cittadini di Lizzano, cari fratelli e sorelle nella fede, ho la gioia di rivolgervi una parola di augurio e di amicizia per il prossimo Natale e il nuovo anno 2015. Prima di tutto dobbiamo ringraziare Dio dei tanti doni che ci ha dato, a cominciare dalla vita, dalla salute, dalle tante opere che sono state realizzate. Abbiamo delle difficoltà, abbiamo dei problemi, però con la determinazione della nostra volontà e la fede in Dio possiamo superare qualunque ostacolo. Io di questo nuovo anno vorrei dirvi questo. Mi auguro che fra tutti noi, cittadini, amministrazioni, enti religiosi, parrocchie, fedeli, ci sia più unione, più armonia, più comprensione, più rispetto, più accettazione vicendevole, perché con l'unione si può fare tanto, la divisione invece distrugge le opere. Sentiamoci uniti, cerchiamo di valorizzare gli uni e gli altri. Potremo realizzare tante cose in questo paese che, al di là delle difficoltà, un bel paese, un paese ridente, un paese che ha un paesaggio meraviglioso e delle persone, ecco, così affabili, così aperte ai valori umani e cristiani. Vi do tanti auguri per il prossimo Natale e tanti auguri per il nuovo anno. Grazie a tutti voi. Colgo l'occasione per augurare a tutti quanti voi un Natale buono, pieno di tanta pace e di serenità, e veramente che sia l'occasione per riscoprire attraverso i nostri bambini quelli che sono i valori più autentici. Spesso siamo noi ad accudire i bambini più piccoli e sembra che noi diamo a loro. In realtà sono loro che danno tanto e ci danno soprattutto la voglia di stupirci ogni giorno e di stupirci per le cose più semplici, perché basta guardare la loro bellezza, la loro spontaneità per stupirci. E oggi forse abbiamo perso proprio la capacità di provare sensazioni di stupore. Banalizziamo tutto, siamo pieni di cose da fare che a volte non hanno un significato autentico. E io vi auguro che questo Natale possa portare a tutti quanti la gioia di riscoprire davvero
la voglia di stupirsi, di meravigliarsi e quindi di avvicinarsi alla fede con gioia. Naturalmente gli auguri vanno a tutti, ai genitori, ai ragazzi, ma alle docenti, ma soprattutto alle autorità civili, militari, religiose. Io penso che lo svolgere un ruolo è particolarmente importante e come quello dell'impegno civico, dell'impegno politico, abbia bisogno della preghiera di tutti e tutti quanti nel loro lavoro hanno bisogno della preghiera, di essere confortati, soprattutto in un momento di crisi, qual è quello economico che stiamo attraversando in questo momento. Ed è per questo che mi permetto di leggere e di concludere questi auguri con una frase di un mio conterraneo, di Don Tonino Bello. Io lo chiamo così, non Monsignore, perché l'ho conosciuto quando non lo era ancora, e parla di crisi economica e parla di speranza, e quindi mi sento di leggervelo così com'è. Se vi dico che uno stelo di speranza è già fiorito, è perché voglio esortarvi a recuperare un genere diverso di vita e un nuovo gusto di vivere. È perché voglio invitarvi a stare nella crisi attuale senza rassegnazioni supine, ma con lucidità e coraggio. È perché voglio stimolarvi ad andare controcorrente e a porre sui valori morali le premesse di un'autentica cultura di vita, che possa abbattere ogni logica di distruzione, di avvilimento e di morte. Gesù che nasce è il segno di una speranza che nonostante tutto si è già impiantata sul cuore della terra. Buon Natale, è tratto da uno scritto "È ancora tempo di Natale". Grazie. Buongiorno, qui è il comando della Polizia Municipale di Lizzano e vi auguriamo buon Natale e felice anno nuovo. Pace e bene. Come ogni anno ci ritroviamo in questo periodo per scambiarci gli auguri. E dove, meglio che accanto al presepe, questi auguri ce li possiamo scambiare per un felicissimo Natale e un buon anno nuovo. Io. Auguri, buon Natale a tutti, buon Natale specialmente agli anziani, agli ammalati e a tutte quelle persone che ogni mese andiamo a trovare per la comunione e la confessione del primo venerdì. Buon anno nuovo. Il Signore ci ha messo sulle nostre spalle un anno che è trascorso. Ci auguriamo che sia stato un anno pieno di opere buone, perché davanti a Dio quello che conta è ciò che di bene avremo saputo realizzare. Quello che hai fatto all'ultimo dei miei fratelli l'hai fatto a me. Che le nostre mani siano sempre piene di opere buone, in modo che quando il Signore ci chiamerà e busseremo al portone di San Pietro, dovremo bussare con i piedi, perché le nostre mani devono essere ricche, piene di opere buone. Auguri. Cari amici di Lizzano.eu, grazie per aver consentito anche al sottoscritto di poter dare gli auguri alla nostra città di Lizzano. Vorrei fare un augurio perché il 2015 sia un anno di svolta per il nostro paese, per i nostri cittadini, affinché ritrovino lo spirito della convivialità, dello stare insieme. Amare il nostro paese è un'arte difficilissima, ma insieme possiamo fare molto di più. Un augurio speciale lo vorrei fare ai giovani della nostra comunità, perché cerchino e trovino la possibilità di sviluppare la loro creatività e il loro ingegno all'interno di questa nostra città. Ne abbiamo veramente bisogno. L'augurio quindi particolarmente forte a quanti lavorano nel volontariato, alle varie associazioni che sono il sale di questa città e che si fa conoscere in Italia e in Europa per la loro valenza. Particolarmente grato sono nel fare gli auguri a voi di Lizzano.eu, perché con i mezzi della modernità riuscite a tenere insieme lizzanesi sparsi in tante parti del mondo. Grazie, auguri, buon anno. Allora, ciao a tutti, sono particolarmente contento che gli amici di Lizzano.eu siano venuti a trovarmi, così posso dare gli auguri di Natale ai miei concittadini.
Spero che possa essere un bel Natale, che possiate passarlo con le persone che amate di più, ma che possiate avere anche la serenità nel cuore. Questo 2014 è stato un anno particolarmente ricco di emozioni, di soddisfazioni per me, spero anche per tutti voi. Quello che spero di più è soprattutto per i ragazzi di Lizzano che possano, con questo nuovo anno che viene, continuare a seguire i propri sogni, le proprie passioni, che possano sempre scegliere la strada migliore, non accontentarsi mai della mediocrità e della strada più semplice. Questo è il mio augurio per tutti i lizzanesi, ma in maniera particolare, come ho già detto, per i ragazzi. Quindi io vi faccio gli auguri per questo Natale, per questo nuovo inizio d'anno, spero poi di trovarvi per strada, così ce li facciamo anche di persona. Io intanto torno a suonare, auguri ancora. Tantissimi auguri da parte di tutto il Rewind Bar, auguri da Alessia e Michele. Buon Natale a tutti i lizzanesi. Agli amici di Lizzano.eu e tutta la cittadinanza vogliamo porgere i nostri più calorosi auguri per un buon Natale e felice anno nuovo e ringraziare anche tutti coloro che hanno scelto per un'occasione importante il nostro atelier. Grazie a tutti. Auguri! 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 Auguri di sera! Auguri di buon Natale da parte della cantina Luigi Ruggieri di Lizzano a tutta la cittadinanza. Salve a tutti, faccio tantissimi auguri a tutta la cittadinanza di vero cuore e vi auguro un 2015 spettacolare. Buon Natale, vi auguro buon anno e un felice Natale a tutti i cittadini di questo mio paese, Lizzano. Auguri da tutto lo staff della cantina di Lizzano. Auguri da Immagine. Buongiorno, faccio gli auguri a tutti i concittadini lizzanesi. Auguri da Paolo e Antonio dall'angolo del Casano e buon anno. Ciao. Auguri di buon Natale a tutti i cittadini di Lizzano. Piccola Eva vi augura un sereno Natale e un felice anno nuovo ricco di cambiamenti positivi e di tante felici novità. Buon Natale! Buon Natale a tutti gli amici di Lizzano e a tutta la mia famiglia. Angelo Di Punzio, Formia. Da Roma voglio mandare un caloroso abbraccio e un augurio di un buon Natale e felice anno nuovo a tutti i lizzanesi. Io sono tanto lontano, però mi penso sempre, specie in questi giorni. Buon Natale a tutti, felice anno nuovo, specialmente ai miei parenti, agli amici di Cosima Cappino della Badura. Ciao! Ciao, sono Antonio Scorrano, mando questo video messaggio da Tiene, provincia di Vicenza. Siamo qua io e la mia famiglia. Ci sono anch'io. Facciamo gli auguri ai miei compaesani di Lizzano. Tanti auguri di buon anno, buon Natale. Buon anche Natale. Voi, dai. Buon Natale. Girati. E anche dalla parte della mia mogliere. Ciao. Ciao, auguri. Auguri. Tutti i lizzanesi, auguri. Allora, tanti saluti dalla Germania. Con affetto per compaesani lizzanesi. Vi ricordo con affetto, buon Natale e felice anno nuovo. Un augurio a tutti i concittadini di Lizzano da parte di Angelo Pagano da Quarto d'Altino, Venezia. Ciao a tutti i lizzanesi, vi saluto da Kaiserslautern in Germania e un grande saluto alla mia famiglia e parenti. Ciao a Lizzano, buon Natale! Allora, amici lizzanesi, buonasera a tutti. Non vi faccio gli auguri da Perugia, ma da un posto dove di solito sto il sabato sera. E questo è il Cantiere 21, non so se riuscite a vederlo.
in una discoteca di Perugia. Io faccio tanti auguri a tutta la cittadinanza lizzanese e soprattutto al mio amico Mario Prete, il mio collega. Auguri a tutta Lizzano, Frankie Gallo, Perugia, grazie. Tanti auguri di buone feste a tutta la cittadinanza lizzanese e anche ai più lontani. Ciao. Ciao, sono Dionigi, un saluto da Modena, saluto la mia famiglia, tanti auguri di buon anno a tutti gli lizzanesi. Ciao! Ciao! Carissimi amici di Lizzano.eu, volevo augurarvi direttamente da Bologna un caro augurio di un buon Natale e di un sereno 2015 da parte di Gaetano Capobianco a tutti voi che seguite il sito lizzano.eu e che grazie a questo sito ci fa sentire più vicini al nostro paese per tutti noi che siamo fuori Lizzano. Un saluto da Gaetano Capobianco, ciao a tutti! Dall'Emilia Romagna, esattamente da Modena, giungano ai miei concittadini lizzanesi i più sinceri auguri di buone feste. Ciao a tutti, vi faccio tantissimi auguri di Natale e soprattutto mando ovviamente un saluto particolare agli amici, ai parenti, a tutti i zii, a tutti i cugini e in particolare ai miei due nonnini che mi mancano tanto e a Tonino e Antonietta. Ciao mamma, ciao papà, ci vediamo presto. Tanti auguri da Buffalo, Stati Uniti, da Marilena Palmisano. Ciao! Buon Natale a tutti i lizzanesi. Massimo Pagano, Busto Arsizio, Varese. Tantissimi auguri di buone feste a tutti i lizzanesi da Mimmo Dimitri, direttamente da Pisa. Buongiorno amici di Lizzano, volevo augurarvi un buon Natale e un felice anno nuovo dal vostro compaesano Mimmo Petraroli, da Sesso, in provincia di Reggio Emilia. Ciao! Oggi qui a Magnago è una bella giornata di nebbia, fortunatamente un po' di sole si vede anche qua, non è come a Lizzano, però perlomeno ce la caviamo. Volevo fare gli auguri a tutti i miei paesani, ai miei parenti, agli amici, tutti quelli che sono giù a Lizzano, da parte mia e della mia famiglia, un augurio di cuore, Roberto Pagano da Magnago in provincia di Milano. Auguri a tutti i lizzanesi da Nonantole. Un augurio a tutti i lizzanesi, un bacione a tutti, auguri di buon Natale e in un anno 2015 spero che sia il migliore di tutti. Ciao a tutti, ciao ciao ciao. Oggi ho realizzato un video per tutti quanti voi, un video non promozionale, un video augurale. A tutti quanti voi amici, compaesani e parenti. Un video dove io e la mia famiglia di tutto cuore vi dà un buon Natale e un buon felice anno nuovo. E che sia quell'anno che stiamo aspettando da tanto, cospicuo, pieno di pace e di lavoro. Auguri a tutti, Franco. Auguri di buon Natale a Lizzano e a tutti i lizzanesi, da Cleglia da Roma. Auguri. Dalla scuola Santa Laura, auguri! A nome della cooperativa del Vais porgo tanti tanti auguri di buon Natale e di felice anno nuovo e di tante cose belle a tutti i lizzanesi. Cari amici di Lizzano, auguro un sereno e felice Natale a tutti quanti. Certamente le cose non cambieranno in questo paese, però io e Michele Paolini auguriamo a tutti voi un sereno Natale e spero che quest'anno Babbo Natale non chieda molto, perché io soldi non ce n'ho. Quindi, cari amici, tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo. E auguri pure per la Befana, perché viene sempre emarginata con la poveretta. Ciao.
Buongiorno, oggi è il 23 dicembre del 2014, ci apprestiamo a vivere il Santo Natale. E da consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e organizer del meetup Rizzo del 5 Stelle, auguro a tutta la cittadinanza un sereno Natale e delle buone feste a nome mio e a nome del gruppo che rappresento. E anche quest'anno, come lo scorso anno, ho il piacere e l'onore di farvi gli auguri e quindi mi rivolgo a tutti i lizzanesi. Ringrazio gli amici di Lizzano.eu per questa occasione che anche quest'anno mi hanno dato. E siamo a 2 giorni da Natale, ma siamo anche a quasi una settimana dalla fine dell'anno. Anche quest'anno si tirano le somme, si fa un bilancio di quello che è stato l'anno che abbiamo trascorso. E nel fare un bilancio non mi va di fare la parte del bambino che scrive a Babbo Natale con le cose che ci mancano. Voglio dirvi quello che abbiamo realizzato, quello che siamo riusciti a fare. E siamo riusciti a fare tutte queste cose quando abbiamo trovato una visione d'insieme, quando siamo riusciti a passare da comune ad una comunità, che è la cosa più difficile per questo territorio. Abbiamo lavorato bene alcune volte, altre volte molto meno, perché trovare una sintesi tra i consiglieri di opposizione che mi siedono accanto non è facile, trovare una sintesi col pazzo di Valerio, con Ilaria o con il consigliere Cavallo, molto puntiglioso, o con Pippo. Ci siamo riusciti, quando ce l'abbiamo fatta, questo paese ha fatto un passo in avanti. Per questo io voglio concludere, insomma, ringraziando questa comunità per essere stata presente, i consiglieri di opposizione che siedono accanto a me in Consiglio Comunale, che sono dimostrati pronti ogni qualvolta bisognava assumersi delle responsabilità. E nel farlo voglio chiudere con una frase di Francesco d'Assisi che dà speranza, credo, a questa comunità, che dice: iniziamo col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e ci ritroveremo e ci sorprenderemo a fare ciò che è impossibile. Auguri a tutta la cittadinanza da parte di una parte dell'amministrazione, la parte più giovane dell'amministrazione. Quindi intanto diciamo tanti e tanti, tantissimi auguri a tutta la cittadinanza di Lizzano, in quanto il Comitato San Pasquale si impegnerà ancora per rifare una bellissima festa, chiaro in onore al Santo, però è un grazie che do alla cittadinanza, a tutti i negozianti di Lizzano per la collaborazione data, alla Giunta Comunale, al Sindaco Dario Maricripò. Niente, che devo dire, un felice anno, auguri ancora da San Pasquale. Voglio rivolgere un augurio a tutta la comunità lizzanese, al nostro paese, ai giovani in modo particolare, come responsabili della vita di tralcio. Il nostro è un gruppo che nasce solo per un motivo, per aggregare quanto più giovani possibile. E l'augurio che noi facciamo come gruppo è proprio questo, che molti giovani possono venire a fare l'esperienza dello spirito all'interno del nostro gruppo. Tanti auguri e buon Natale a tutti. Auguri a tutti! Auguri! Che bello! Buonasera! Auguri per Natale a tutto il popolo di Lizzano. Auguri Lizzano.io. Tanti auguri di buon Natale a tutti. E felice anno nuovo. Auguri per un sereno Natale. Cari amici lizzanesi, anche quest'anno è Natale. Il Signore nasce di nuovo per noi. Apriremo un 2015 sperando di appianare i problemi e di andare sempre nel benessere per aiutare i più bisognosi. Auguri. Allora, come ogni anno, mio cognato Michele mi prende sempre a volo per gli auguri natalizi e di buon anno a tutta la cittadinanza lizzanese. Quindi, come l'anno scorso, rinnovo gli auguri a tutta la cittadinanza. Tanti auguri a tutti. E mi raccomando che sia un sereno anno, speriamo, con meno tasse, soprattutto. Grazie. Auguriamo un felice Natale e un inizio di buon anno. Sereno anno nuovo. Sereno anno nuovo. Da parte nostra. Da parte nostra. Aspettiamo il giorno delle Banche. Gino che è dietro di noi. Auguri a tutti. Va, tanti auguri a tutti. E no. E forza Juve sempre. Un saluto particolare a tutti i lizzanesi fuori sede.
perché qui non siamo a Lizzano, perché effettivamente a San Paolo. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti dal Laboratorio Teatrale Lizzano. Anche quest'anno ci troviamo per porgervi gli auguri a tutta la cittadinanza, ai nostri amici, a chi ci segue. Anche quest'anno è stato un anno ricco di soddisfazioni per noi. Non è ancora finito perché stiamo preparando, come vedete, la Gala dei Maggi. Quindi, tanti auguri da tutti noi messi insieme. Ragazzi, la parola a ciascuno, forza! Auguri a tutti! Auguri a tutti! Auguri a tutti! E un ringraziamento agli amici di Lizzano.eu che ci permettono anche di fare questo e ci fanno vedere anche oltre il nostro confine. Grazie. Ciao e auguri ancora. Ciao. Buonasera a tutti, amici di Lizzano, sono Mimmo Danucci, mi conoscete, e volevo fare gli auguri per questo Santo Natale a tutta la cittadinanza. E faccio i migliori auguri di felicità e di serenità da parte del gruppo teatrale La Compagnia Così Nuestri. Ancora auguri e buona serata. Buongiorno amici di Lizzano. Anche quest'anno siamo alla fine di questo 2014 che su molti versi purtroppo non ci ha donato belle cose. Comunque Attiva Lizzano, in tutto questo frastuono, in queste brutte cose, qualcosa di buono ha tirato fuori. Vorrei lanciare un messaggio non solo all'amministrazione di Lizzano, ma a tutte le altre amministrazioni del territorio, cioè di tener presente che le associazioni, tutte le associazioni, nascono perché sentono l'esigenza di una carenza nella loro realtà territoriale, altrimenti non ci sarebbe senso per la nascita delle associazioni. Quindi sono certo che se le amministrazioni, specie oggi, che non hanno i mezzi per poter badare a tutto ciò, sia a livello sociale, a livello ambientale, e non possono badare a tutte le esigenze che dovrebbero essere offerte ai cittadini, e con le risorse economiche che oggi il governo centrale manda alle periferie, non possono starci dietro. Quindi potrebbero benissimo e devono anzi servirsi di queste associazioni, perché solo con il loro aiuto si può cercare di attutire il disagio, ecco, che oggi purtroppo tutte le popolazioni, non solo quella di Lizzano, sta subendo. Bene, io vi auguro un felice Natale e un buon 2015, speriamo sia migliore di questo che sta finendo, e un grosso abbraccio a tutti in famiglia. Grazie. Allora, siamo qui a festeggiare e a darci gli auguri di Natale. Gli stessi auguri di Natale noi li vogliamo dare a tutta la cittadinanza di Lizzano, che sia un Natale prospero e pieno di belle cose. Naturalmente lo stesso augurio lo facciamo per l'anno nuovo, che l'anno nuovo sia un anno migliore sia per tutte le persone bisognose, che hanno necessità di lavoro, di salute, e che sia un anno davvero davvero più trasparente, più sincero e pieno di cose buone. Visto le esperienze che ci stanno prospettando per l'anno prossimo, noi come associazione di volontariato ci proponiamo alla cittadinanza per dare il nostro contributo. Viva, viva Lizzano, viva il 2015, e che il 2015 sia un 2015 migliore per tutti. Alla salute. Buon pomeriggio. Auguriamo a tutti voi un buon Natale e un felice anno nuovo da parte della Protezione Civile Lizzano e della Misericordia di Lizzano. Buon Natale a tutti i volontari, a tutti i confratelli della nostra associazione. Grazie. Tanti auguri alla Frates della Misericordia e della Protezione Civile e Lizzano. E un grazie a Maurizio Dolini
e un grazie a Sergio Legine. Grazie a te, grazie Mario. A te. Grazie a te. Allora, un saluto particolare a tutti i donatori di Pizzano e non donatori. Auguri di buon Natale e felice anno nuovo dalla Frate di Pizzano. L'associazione Arci augura felice Natale e buon anno. Faccio gli auguri a tutti, specialmente alla Misericordia e chi mi ha aiutato a scegliere per farmi mettere in piedi. Grazie a tutti. Stop. Auguri di buon Natale della Misericordia. Vorrei fare gli auguri di un felicissimo Natale e buone feste a tutti gli lizzanesi e anche a tutti gli italiani per un felice anno nuovo. E poi di non pensare sempre che i soldi sono la felicità. La salute è la meglio cosa. Auguri a tutti. Nadio, verso il porto a porto. Falle girare e falle salutare, che le sono Firmino, lo Firmino. Ma se non ci va, se passo lo video, se passo. Poi le vengo, ma vengo da io. Un applauso, vai! Una voce incantevole.